benvenuti a Mistero Quotidiano. Questa volta andiamo in Veneto, e precisamente a Spinea, in provincia di Venezia, dove nel gennaio 1961, per circa due mesi, fenomeni per così dire disturbatori la fecero da padrone. Il titolo recita: abbandona la propria casa spaventato da misteriosi fenomeni. In una casa nella campagna di Spinea, da circa due mesi stanno accadendo degli insoliti fenomeni che hanno destato viva preoccupazione non solo fra gli inquilini, ma anche fra gli stessi abitanti del paese che si trova a pochi chilometri da Mestre. La casa è abitata da due famiglie, quella di Giuseppe Marchiori, un contadino di 80 anni che vive con la moglie Luigia Manente, di 75 anni, il figlio Umberto, di 29 anni, e la sorella Enrica, di 58 anni, e quella del figlio del Marchiori, a nome Mario, di 38 anni, sposato a Liliana Agnoletto e padre di due bambine, Elvira, di 12 anni, e Michela, di 2 anni. Da circa due mesi, come si è detto, nella casa Marchiori stanno accadendo fatti inspiegabili. Vestiti trovati lacerati, biancheria ridotta a brandelli, indumenti spostati da un luogo all'altro, coperte e piumini bucati. In un primo momento si era pensato che gli strani fenomeni fossero da imputare ai topi, ma ben presto questa ipotesi ha dovuto essere scartata poiché anche la biancheria e gli indumenti stessi sono stati trovati lacerati con tanto di sette. Uno dei componenti, la famiglia, Umberto Marchiori, di 29 anni, ieri sera, preoccupato, ha lasciato la casa degli spiriti e ha detto che non tornerà finché tutto non sarà passato. Ciò che ha fatto fuggire Umberto Marchiori è un uovo trovato nella tasca del vestito di suo fratello Luigi, morto 16 anni or sono. L'abito era deposto in un armadio chiuso a chiave e in 16 anni, mai nessuno lo aveva toccato. Ma altri preoccupanti fenomeni sono stati riscontrati nelle ultime 48 ore. Un cassettone chiuso a chiave aveva tutta la biancheria lacerata. Anche alcune coperte lasciate in valigie chiuse sono state trovate bucate. Complessivamente, le due famiglie hanno subito fino ad oggi un danno di circa mezzo milione di lire. Ennesima storia con tanti aspetti comuni ad altre, come apporti, asporti, danneggiamenti vari, ma fortunatamente nessun danno a persone. Certo, la tipologia di danneggiamenti alla biancheria può far pensare ad un'infestazione, ma di roditori. È sicuramente da sottolineare la presenza di due minori, come in altri casi simili. Come curiosa rimane la presunta apparizione dell'uovo. Anche per questa sera è tutto, ricordo che potete seguire i podcast di paranormale.com sulle principali piattaforme di streaming audio come Spotify, Apple Podcast e qui su YouTube. A presto!